Ottimo inizio. Facciamo partire questa. Solito test. Unacceptable! Ok. You shouldn't have come here. You have ruined us both. Perfetto. Poi la Madonna, quanti siete già in chat? Subito è partita oggi. Not bad. Sì, segna zero spettatori, vabbè, ok. Sto parlando con dei fantasmi. Buono lo stream è integro e speriamo che così rimanga forever. Ok. Ciao, miau. Ah, dunque. Ma è offline o lo vedo solo io così? Mi sa che lo vedi solo tu così, mi danno fastidissimo le lenti che dovrei andare a togliere, ma in questo momento non ci voglio, le toglierò dopo probabilmente. Sensori neurali. Operator, messages have arrived in your inbox. C'è un messaggio. Allora, ieri sera ho giocato a Skyrim, non ho giocato a Warframe, perché ho quasi finito, spero di aver quasi finito la quest principale di Skyrim. E ho visto però poi che mi è arrivata una mail del Day One Access, quindi ieri sono arrivate delle cose nuove. E adesso andiamo a vedere un pochino. Day One Access Quora Collection. Please find your Day One Access items attached. Vabbè, Drew è sempre con lui che parlo. E abbiamo Quora Collection, che penso sia un bundle. E poi Sovereign Outcast, che è la nuova stance per i Tonfa. Che avevano già annunciato quando avevano iniziato a parlare forse un po' dell'Index, perché alcuni corpus dell'Index usavano i Tonfa, mi pare. Arriveranno rutti su rutti su rutti. Ciao a tutti ragazzi, madonna quanti siete? Sì, mi manca ancora poco per Primed Vigor, siamo lì, c'è gente che l'ha già presa, io non pensavo di aver perso tutti questi giorni, però è impensabile star dietro a sta cosa, cioè loggare proprio tutti i giorni, me ne sono reso conto quando sono andato in vacanza a Natale, ho detto che bello, cioè non pensare a dover loggare su Warframe, poi chi se ne frega se rimango indietro di 20 giorni, un mese, non mi interessa. Tanto quelli prendono Primed Vigor, ci fanno un video sopra. E poi il 95%, se non di più, degli utenti di Warframe non ce l'ha, per cui non gliene frega un cazzo. Cioè, lo guarda per curiosità, ma quando vede che gli ci vorrà un altro anno prima di riuscire a metterci le mani sopra, se ne sbatte un po' i gugghioni. Andiamo a vedere in negozio invece quanto costa. Quaro Collection. C'è anche la Oma o gli Oma. Dovrebbero essere appunto dei tonfa. Così a vedere qua sembra appunto tonfa, set di armatura e questo forse è una sugatra, vediamo se c'è ragione. Armatura, 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 sugatra e un altro paio di tonfa. Quindi diciamo niente di da farci gridare al miracolo. 275 platino, abbastanza onesto considerando che racchiude anche un'armatura. Non è né troppo costoso né particolarmente economico, secondo me. Oma, Oma post-rutto. Minchia, costa così tanto presa da sola? Cioè prese da sole, come si dice, i tonfa, come si chiamano? Prese, presi da soli. Presi da soli, costa tantissimo. 200 platino. Cioè, l'intera collezione costa 2,75. Con 75 platino in più uno si prende l'armatura e vabbè, la sugatra che non so quanto possa interessare, ma boh, il prezzo singolo mi sembra un po' altino. L'armatura da sola si può prendere. Andiamo a vedere. Se io scrivo Quaro. Ok, si può prendere l'armatura. Ok,
e costa 100. Vabbè, questa è un po' più onesta. Quindi, se uno volesse prendere tutto, scartando la Sugatra, che è la roba meno interessante, comunque pagherebbe 300 anziché 2,75. La Sugatra a parte costa 15, infatti. A prendere tutto si spende 2,75, a prendere tutto singolarmente si va a spendere 315. Per cui il risparmio c'è, ma non è così eclatante se si scarta la Sugatra, perché non ci interessa il risparmio ancora più ridicolo. Andiamo a provare questa armatura. Vediamo un attimino com'è. Mi devo anche finire di cenare, ragazzi. Sai che bon. Sai che bon. I noodles, ragazzi. Ho fatto metà cena di là e adesso di qua faccio l'altra metà. Solo che in questo momento, a giudicare dal fumo che esce fuori, mi sa tanto che potrei. No! Oh! Colato una goccia bollente sulla tuta, non è bello, non è bello per niente. Perché non mi sono portato un maledetto Scottex dei miei coglioni? Ci avevo pensato, mi sono dimenticato, perché sono arrivato di qua di corsa. Dunque, quanto cazzo è figo il tuo Nidus? Beh, dai, non è. Ho cambiato molto i colori, ma onestamente non sono ancora completamente convinto. O per essere de dei noodles pronti, c'hanno un profumo della Madonna. Aspettiamo un attimo. Puoi usare la Causta Assist oggi? Non lo so, vediamo, non so ancora cosa farò. Cioè, volevo fare le sorti in realtà. Vediamo come sono e in base a cosa c'è da fare valuterò se usarlo o meno. Per vedere l'armatura, però, visto che sembra un'armatura. Cazzo, ho fatto dei disastri. Un'armatura un po' tecnologica, la proviamo magari su Vauban. Su un suo aspetto libero. Questo. Non è libero neanche questo. Vabbè, lo liberiamo. Allora, il pezzo sul petto. Ma che titolo c'ho in live in questo momento? Non lo so mica. Come si chiama sta live? Conclavata con gli iscritti, no? Il cazzo. Quaro. Come lo chiamo? Quaro. Quaro e basta. Quaro e. Come cazzo si chiamava l'arma, ragazzi? Ogma? O. Non mi ricordo più. Oma. Dunque, Quaro. Non mi ricordo più dove stava l'H. L'avrò messa sicuramente nel punto sbagliato. Fatemi ricontrollare di nuovo. L'H era subito all'inizio, era dopo. Era dopo. E infatti, lo sapevo. Me lo sentivo che avrei sbagliato. Ok, la video SPG, Wolframita, Quaro, Oma e Sorti. Perfetto, siamo in 76, complimentoni. Ok, allora, stiamo vedendo un po' questa nuova armatura, in realtà così non vedo un cazzo, devo metterli come al solito la cappastiletto, ci togliamo questa. E andiamo a fare una cosettina. Mettiamo tutti i colori bianchi, va? Così facciamo risaltare un po' l'armatura. E la possiamo guardare meglio. Gli accenti possiamo anche lasciarli dorati, così perché fa figo. Anche l'energia avrei potuto. Comunque, questa è l'armatura. E questi sono i suoi colori di default. Devo dire che in questo momento ho sbagliato a mettere un pezzo di armatura. Tra l'altro, la porta armor ci somiglia un pochino, ma la porta armor mi sembra decisamente più bella. Non mi piacciono né i colori di default né come è fatta. Al di là che gli spallacci sono glitchatissimi qua su Vauban. Non lo so, forse le protezioni per le gambe non sono malvagie. Quella sul petto è uno scatolotto metallico che, boh, non so, voi che dite? A me non convince per un cazzo. Facciamo random color, ne facciamo passare qualcuno.
Se faccio copy main color dovrebbe prendere il dorato, almeno sugli accenti. Non lo so, non mi piace. Devo dire che non mi piace. Gli spallacci in particolare, non so se è per via di Vauban che si incastra male, ma spallacci e petto non mi piacciono proprio. Peccato tutto petto. È brutta, dai. No, no, a me fa schifo. Cioè, tanto, tanto schifo no. Però non mi piace. Vediamo se devo chiamare i pompieri. Cosa? Cosa? No, non si può. Provala su Volt. Va bene, andiamo a vedere. Volta, ragazzi, tra l'altro, è un Warframe, secondo me, non colorabile. È impossibile colorarlo. Impossibile, perché tutto il suo aspetto si colora col primario. È tutto primario. Tutto primario. Non puoi fare un cazzo, non puoi colorarlo. Vuoi mettere verde sul primario? Il tuo Volta sarà verde. Vuoi mettere arancione sul primario? Volta sarà arancione. Vuoi mettere blu? Volta sarà blu. Basta. Non si può personalizzare il colore di Volta. Su questo qua, beh, già si vanno a togliere le armature Prime di Volt Prime, chiaramente, e mi sta un po' sulle balle. Però c'è da dire che su una spalla non troppo voluminosa e decorata come quella di Vauban, l'aspetto non è malvagio, in effetti, si salda molto meglio. C'ha un altro tipo di aspetto su di lui. Quello sul petto non mi piaceva proprio come era fatto, non aveva problemi in sé nel posizionarsi su Vauban. Com'è che si fanno aprire e chiudere però? Quando cassiamo i poteri? Però voglio dire, questa è, vabbè, la variante Day of the Dead della porta Armor. Non lo so. Penso che dalle facce che sto facendo e dai mugugni che sto emettendo avrete capito che non è che mi piaccia tanto. Copy main color. Boh, di sicuro su di lui sta meglio che su Vauban Prime. Su questo non ci sono dubbi. Ammazza con quanto cazzo fuma. Voi vedete quanto fuma? Si vede? No, perché voi vedrete con una qualità pessima. Buoni. Tornando però su Vauban, possiamo fare un confronto che secondo me ci sta. Per aprire e chiudere l'armatura premi shift. Ma ste cose, dove cazzo? Non è vero. Un secondo. Ci sono, scusate, rotture di palle esterne. Provalo con Ash, provo con quello. Ragazzi, non posso provarlo con tutti, sennò qua fra un'ora sono ancora qua a provare l'armatura. Comunque io se premo Shift non succede niente. Devo premere Shift da qualche parte? Mi stai trollando? Non lo so. Forse andare sotto Attachment. Non fa niente. Comunque, a parte questo, volevo fare questa roba qui. Noi andiamo su. Intanto qua dovrebbero assolutamente scrivere sinistra o destra, perché io ogni volta mi confondo. Andiamo a mettere questo qua, porta. E poi, quindi questa è la gamba giusta. Sì, perfetto. Facciamo random color. Beh, che schifo però. No, sbagliato. Vabbè, un minimo. Allora, questa è la parte nuova, Quaro Armor. E questa è la parte porta, che comunque mantiene il discorso di aspetto tecnologico.
un po' corpus. Però, boh, a me piace di più il set porta. Lo trovo un po' più figo. Non lo so, a me questo set di armatura al momento non mi sta piacendo. Non mi convince, non mi convince proprio. Magari nei prossimi giorni mi capiterà di usarlo da qualche parte, più avanti, non so. Io tutte queste cose estetiche, a volte magari all'inizio non mi piacciono, non le uso più di tanto, poi mesi dopo le riscopro e mi ci trovo da Dio. Ciao, leggiamo un po' la chat mentre mangio. Elmo Arrester di Volte. Un elmo Tenogen. Adesso andiamo a vedere. Premi shift fuori dall'arsenale. Ok. Oh, che bello. È un po' buggata sta cosa, perché cioè se premo quello sul petto non succede niente perché è già aperto. Quando lascio si chiude e si riapre. Carino che gira il pistoncino qua. Va bene, grazie, non lo sapevo questa cosa. Dove cazzo si scoprono queste robe qui? Come fai? Cioè, chi le dice? Da dove saltano fuori? Allora, ritorniamo su Volt. Mi hai parlato di Elmo Arrester, qualcosa del genere, questo. La Madonna! Voglio una skin così. Che bello, molto Gundam, Evangelion, una cosa del genere, figo. Molto, molto più bello di quello base. Mamma mia, bellissimo. Però, ragazzi, questa skin qua. Io sono tentatissimo. È una delle skin che mi ispirano di più. Perché Volte è un personaggio che mi piace molto, ma purtroppo non ho mai apprezzato molto il suo aspetto. Né quello base né quello prime, purtroppo. Non è che non mi piaccia nella sua totalità, però in generale non mi fa impazzire. Sist è un nuovo tipo di companion che si chiama Helminth Charger, quindi sì, è una sorta di charger. Domani metto un video in cui ne parlo. E si sta laggando di nuovo la connessione, ragazzi. Oggi, allora, ho testato la connessione prima di venire in live, cioè qualche ora prima in realtà. Ho fatto tre speed test a distanza di 10 minuti l'una dall'altra e andavano tutti da Dio. Ottimo ping, ottimo download, ottimo upload, soprattutto l'upload. Alle 7 in punto, alle 19:00, la connessione mi è caduta, si è ristabilita subito dopo e la connessione ha iniziato ad andare di merda. Packet loss, upload scostante e quant'altro, quindi secondo me è il mio internet provider che a una certa ora, quando inizia la sera, quando sanno che avranno un uso di banda maggiore perché ci sarà più gente collegata, scollegano, riconfigurano e ricollegano la gente abbassandogli e riducendogli la banda. Questa è l'idea che mi sono fatto. Domani alle 19 vedrò di verificare questa cosa anche nei prossimi giorni. 19, comunque 19 e mezza, magari non so se sarà sempre allo stesso orario, magari una mia teoria complottistica del cazzo, ma voglio verificare questa cosa perché il fatto che si sia scollegata e ricollegata all'istante vuol dire che è un comando che gli è stato dato dal provider. Sono molto convinto di questa cosa. Non è possibile che nell'arco di mezz'ora i tre speed test vada tutto bene, poi da un minuto all'altro si stacca, si riattacca e va di merda. Non è possibile. Ragazzi, se state proponendo delle cose da fare, ma purtroppo se la qualità della connessione non si ripiglia, io non faccio proprio niente. Non faccio proprio niente. Cattivo, uscita video bassa. Lo so, YouTube, c'hai ragione. Però, porco il...
Il 2. Porco il 2. Non è possibile. Che cazzo devo fare? Più che pagarla tutti i fottuti mesi? Sta andando sempre peggio. Cioè, è scostante di brutto, veramente. Cadere un noodles. Comunque dicevo, questa skin di Walt mi piace molto, veramente tanto. Quest'elmo è brutto da far paura. Questo è troppo grosso, fa un po' effetto Predator. No, questa skin spacca, c'è un cazzo da fare, è bellissima. Ma le saiyan dane, ragazzi, le saiyan dane, porca puttana, le saiyan dane del Tenno Gen sono bellissime. Bellissime, veramente. Io vabbè, ho preso la Teplo. Me l'avete vista usare un po'. Bella, ok. Ma c'è la Nsaru. Dove sta? L'ho passata, questa qua. Cioè, se non è uno spettacolo, questa qua. Molto, molto bella. E poi è una forma particolare per cui. Diciamo che è molto lunga, ma non copre esageratamente il warframe, quindi magari si glitcha un po' meno con le varie cose che ci possono essere in giro. Questa qui è anche molto bella, anche se non è più tanto nel mio stile. Questa mi piace anche tanto. Ok, che i colori che ho su in questo momento su stessi andare non sono bellissimi, ma. Questa è anche carina, ma in particolare a me piace molto questa qua e la rota. Spaccano. Sono veramente belle. Mi sta un po' sul cazzo che le saiyan dane più fighe siano tutte Tenno Gen fatte da altri giocatori, mentre quelle ufficiali siano un po' una merda. Comunque la connessione si è un attimo ripigliata. Sto schizzando dappertutto e non è una cosa ambigua. Hai buildato Volt per usare scudi a manetta? Ho buildato Volt per avere tanta durata, penso. Non so qual è l'ultima build che vi ho fatto vedere su Volt, ma non avendolo più usato penso che sia rimasta questa. Questa build, ragazzi, io ci faccio tutto. Qualunque cosa, ma fondamentalmente io Frost lo uso per camperare. È l'uso che mi piace di più di Frost. Con la finale e con gli scudi. Se dovete camperare vi consiglio tantissimo l'Augment Capacitance, che è bellissimo. Cioè converte in overshield il 3% dei danni che facciamo con la finale. E la finale, per come è fatta adesso, dopo il suo parziale rework, si propaga tantissimo, colpisce un sacco di nemici e dura parecchio. Continua a effettuare danno per un fottio ed è una bomba veramente. Solo che per dare overshield agli alleati devono essere molto vicini a noi. Voglio ti leggere questo messaggio. Prima di oggi si poteva simulare. Simulare Chroma intendi quello che si fa nella quest, quello che si trova nella quest. Onestamente, non credo che si potesse. Grazie gamers. Gamers Elementals. Ciao, mai cineso barra Giacomo. Gioco da ormai 3 anni saranno passati. Il 40% di potenza ci sta perché Volt non serve per fare danno, assolutamente, secondo me. La sua abilità finale può essere buona per shottare a livello molto basso, ma perde rapidamente efficacia, per cui io l'ho sempre trovato molto bene così. E uno potrebbe dire, ma se l'overshield che dà Capacitance è basato su. Il danno che fai, sul solo il 3% del danno che fai, come fai a accumulare overshield? Ce la fai assolutamente, perché la finale si propaga tantissimo e dura tanto sui nemici. Per cui fidatevi che funziona. L'ho usato tantissimo volte dopo che gli ho fatto questa build e funziona, ve lo posso assicurare, potete provarlo se non vi fidate, vi assicuro che funziona una meraviglia. Per quanto mi riguarda, buildare Volt per fare danni è una stronzata.
Volt è più incentrato sulla difesa e sul crowd control. Se volete far male e volete comunque un warframe difensivo, vi prendete Frost. Mia personale opinione, poi se uno vuole farsi Volt full potenza, ok, chiaramente c'è un lato negativo questa build, ora che ci penso. Il bonus di velocità e di attack speed, che chiaramente è ridicolo. Però è un'abilità che a me non piace, non mi è mai piaciuta. Non mi piace soprattutto il bonus di velocità di movimento, mi dà fastidio. Per cui, un'abilità che non uso, e vi ripeto, io a volte l'uso per camperare fondamentalmente, per cui quell'abilità non mi serve a niente. Uno che vuole fare un uso diverso da Volt e sfruttare la sua rapidità, chiaramente deve modificare la build. Io però a volte lo uso per fare queste cose, per cui non mi interessa modificarla. Ovviamente, se volete più potenza potere, una volta che vi togliete Overextended, già arrivate a 100% potenza potere, ci schiaffate dentro un Intensify da qualche parte, non lo so, oppure ci mettete Power Drift, non è che avete bisogno di chissà quanta potenza potere. Però a me piace in questo modo, per l'uso che ne faccio va benissimo così. Cosa ne pensi della Nikana Prime? La spada ottima. Non la uso molto perché preferisco altre armi in generale con un po' più di area d'effetto, però è un'ottima spada. Raga, è inutile che continuate a spammare e tutti chiedete scusa per lo spam, cioè o smettete di spammare o tanto vale non chiedere scusa perché state scrivendo tutti scusa per lo spam e poi c'è il messaggio sotto. Adesso mi leggi nel pensiero e dici, ma Ilan, non te l'ho detto, non è la prima volta, che magari tu hai appena scritto una cosa, io sto dicendo una roba, mi giro e leggo che hai scritto la stessa roba che sto dicendo. Si vede che ragioniamo un po' allo stesso modo. Adesso la posta, sì, l'ho letto anche prima, ma un attimo. Della Deluxe che uscirà su Chroma. Aspetto di vedere una versione più definitiva. Sembrava carina, ma da quello che ho visto io si è visto poco. AK Stiletto Prime o Staticor? Sono due secondarie che a me piacciono tantissimo entrambe. Però se dovessi scegliere fra le due ti direi AK Stiletto Prime. In generale credo che siano migliori. Però anche gli Staticor o le Staticor o lo Staticor o come preferite chiamarlo. Lo Staticor come l'avevo chiamato io. È un'arma ottima, cioè fa male che non te lo immagini veramente. Se non sbaglio, faceva male sia critico sia non critico. La connessione adesso sembra che stia girando bene. Bene, forse un po' esagerato. Andrei a vedere un attimino cosa ci propinano, propongono. Offrono le su. No, non è Corpus Infested. È Corpus. Non lo so. Non lo so perché quando c'è. È all'advio e mut. Ma non lo so. Jigoku no Ojisan. Sono Luigi, sono su TS se vuoi passare. Va bene, sperando che TS non mi porti sfiga come l'altra sera, che come sono entrato su TS è esploso tutto. Posso darti un consiglio per portare qualcosa sul canale quando non c'è nulla da portare in caso? Perché ogni tanto. Ogni tanto, non detto a random, i tuoi comandi e provi a giocare una specie di sfida. Non ho capito bene GK12, poi riformula. Quasi finito di mangiare. Sono infested. Ok, grande Krulz, che avevo proprio questo dubbio. Come l'altro giorno, sorti corpus, solo arco, mi metto il Cernus Prime, che poi erano Grenir perché eravamo nella difesa della luna. Non lo so, just Mannui. Mannui? Mannui? Non saprei dire, non mi piace neanche stare a dire, questa è la migliore della sua categoria. Ci sono tante armi corpo a corpo buone. La Shindo Prime è ottima, il Fragor Prime è ottimo, la Galatin Prime è ottima, anche la War è ottima. In generale, gli equipaggiamenti, le armi corpo a corpo Prime sono quelli più forti.
Guardate i Venka Prime, che bombe che sono uscite fuori. Però appunto ci sono alcune alternative come la War, le Prisma Dual Cleavers, che sono delle armi fantastiche. Shouldn't have come here. Master Kaiba, You have grazie per il ruined us subscribe. both. Subscribe. Sumese è importante il range? Allora, fammi fare un attimo mente locale. Mi pare che Sumese il range non scali un cazzo, perché non scala sulla finale. Non dovrebbe scalare sul buff, perché il buff tu ce l'hai tutto il tempo e sugli alleati salta a prescindere dalla distanza che hanno da te. La prima abilità non ha range perché il range è quello della tua arma. Ah, il range scala solo sull'abilità difensiva, non nell'abilità difensiva in sé, ma nella sua capacità di jamming, cioè di far inceppare le armi dei nemici. Più portata hai, più lontano riesci a dare una You chance di... Grazie shouldn't have come Mauro here. You Tagliente. have ruined us both. Più range hai, più possibilità hai di far inceppare l'arma di un avversario You lontano. shouldn't have come No, here. non è che hai più You have possibilità. ruined us both. Grazie Alex. Ah, Alex, ce la farò a spiegare. Insomma, più range hai, più lontano You puoi shouldn't have sperare come di... here. You have ruined Grazie, us both. Sebancraft. Non ce la faccio, ragazzi. Comunque, penso che tu abbia capito. Il concetto è You che shouldn't have come here. io You non ci have posso credere ruined che vi state us iscrivendo both. tutti ora davvero. Per me vi state disiscrivendo e iscrivendo. E se la cosa va avanti così e sento puzza di spam, ragazzi, io disattivo You questa shouldn't notifica. have come here. You have ruined us both. Non lo so, i Lantron, se sono tutti nuovi iscritti, perché mi sembra assurdo che si stiano You iscrivendo tutti shouldn't mo. have come here. You have ruined us both. Dai, non è fattibile così. Io vi ringrazio, se sono iscrizioni vere vi ringrazio di You cuore. shouldn't have come here. Ma non si You have può... Abbasso ruined us both. il volume al 5% di questa You notifica. shouldn't have come here. You have ruined us both. Koji Kabuto. You Beh. shouldn't have come here. You have Sorry. ruined us both. Gamers Elementals, lo penso anch'io. Shouldn't have come here. Basta, non si You può andare have avanti ruined così. Per us both. il momento la disabilito. Poi dovrò vedere bene come funziona il sistema anti-spam, perché c'è, ma sennò ragazzi non posso parlare, non ci sta. Adesso abbiamo un bel sorso di birra. Francis Kainer. Gli iscritti in ogni caso non cambierebbero da un istante all'altro. Non è così che funziona. Va bene, vado un attimo su TeamSpeak perché mi ha scritto Luigi prima, è lì, speriamo non esploda nulla. Sentiamo cosa voleva fare lui. Connected. 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 Channel switched. Ciao Luigi, ti sposto nella stanza giù, eh? Ok. Channel switched. User was moved to your channel. Ok. Ok. ovviamente devo sapere Pitomi ha fatto che la live è nel passato, quindi tipo la live non è ancora arrivata su PS, tipo user disconnected, Minchia, what? 142 spettatori. Ragazzi, ma non ci avete un cazzo da fare. Ma proprio un cazzo da Non ha fare. nient'altro da fare che se non spammare lì type. Ah, no, e cosa? Non ho capito. Di cosa stai Ha detto, dicendo? non ha nient'altro da fare se non spammare i subscribe No, per 3 infatti secondi. ho You shouldn't have disabilitato come here. la notifica perché non riuscivo a parlare. La riabiliterò poi, ma per adesso gli faccio passare la voglia di fare sta cosa. Non so se... Magari erano tutti nuovi iscritti e io, ragazzi, spero non si sia offeso nessuno, ma mi puzzava un po' troppo di cosa fatta Troll. apposta. Comunque scherzavo, solo non avete un cazzo da fare, Ryder. Mi fa piacere che devi andare a una festa, sono contento per te. Sonny, non farlo offeso. Capisco. Anch'io d'altra parte sono qui a giocare su Warframe, e non sono fuori a ballare o a fare chissà che cosa, eh. Quindi mi autoincludo in tutto ciò. Dovete solo capire che per me è strano, cioè
abituato ai 30 poveri cristi Allora, su su Twitch arri ero Twitch. arrivato anche a 150 spettatori quando facevo i giveaway. E per me quello non valeva un cazzo, perché se uno viene a vedermi quando io gli regalo le cose, o meglio, c'è la possibilità che io regali qualcosa, cioè vaffanculo, nel senso, a quel punto lì puoi anche andare a fare qualcos'altro, mi sta sulle balle Sì, così. E abbastanza. invece così siamo 140 rotti, Tutti rotti. e non sto facendo nessun giveaway, perché ancora non so come estrarre sorte da YouTube, quindi non saprei veramente come fare. Tra l'altro, quella è una funzione utilissima. Devo trovare il modo di abilitarla anche qui. Perché anche solo per selezionare la gente che vuole giocare, io dico: tutti quelli che vogliono giocare scrivano. E che giocano su PC scrivano cacca, che era quello che dicevo sempre. Tutti scrivono cacca, e io posso estrarre a sorte fra tutti quelli che hanno scritto cacca negli ultimi 2 minuti. E era una Ah, funzione comunque, comodissima. rispondo, sto vedendo la chat, rispondo al volo a Marco. Limbo è buono. Non è che non è buono, non ha utilità adesso. A parte Limbo è buono, ma mi sta sul fare cazzo. l'assassinio di Kela. A te rompere il cazzo. Ecco, se avete sentito, questo è il cane di Luigi che parla ogni tanto. Esatto, il mio cane Ah, senziente. spionaggio, intercettazione, assassinio contro Infested. Va bene, io spero che la connessione regga, perché veramente io stavo per chiamare l'assistenza. Ma non, onestamente, non ho voglia la sera di chiamare l'assistenza per l'ennesima volta. Cioè, uno non può tornare a casa e chiamare l'assistenza internet, cioè, fra un po' diventa il mio migliore amico, non migliore amico fra tante virgolette. Una volta mi ricordo, avevo chiamato, avevo parlato con uno in gambissima, che però mi fa: adesso ti faccio un riavvio, richiama fra una mezz'oretta. Ho richiamato dopo una mezz'oretta e gli avevo detto: dimmi come ti Ti ha chiami, risposto perché il io voglio Pakistan. parlare con te. Mi ha risposto un altro, che mi fa: allora dovresti fare lo screen di queste cose e allegarcele e mandarcele via mail. No, fammi parlare con quello di prima. Mi fai: no, ma adesso è occupato. E vabbè, allora aspetto. Mi fa: ma non è che puoi aspettare e sperare. Gli ho detto: sì, invece aspetto e spero, e continuo a richiamare finché non mi risponde lui o un altro che mi risolva il problema senza che mi chiedano di mandare allegati. Così ho fatto e così ho risolto senza mandare allegati di alcun tipo. Quindi era quello lì che doveva rompere i coglioni. No, ma quali sono tutti frustrati. Io capisco che fai un lavoro magari che non ti dà grande soddisfazione, però d'altra parte sei lì a rispondere a delle telefonate, nel 90% dei casi i problemi non sono gravi da risolvere, è sempre riavvia il router, faccio un check, non si preoccupi di qua, di su, di giù, poi ti prendi il tuo bello stipendio, non rompere i coglioni. Sì, abbastanza. Capisco che quando fanno poi gli orari serali sia un po' antipatico, ma la sera quanti vuoi che chiamino? Ma quelli staranno tipo a giocare al PC. Il miglior posto per farmare c'è l'Eolokin. Di un pianeta che abbia c'è l'Eolokin. C'è le Orokin, dov'è che le facevamo quando ci servivano? C'era stato. Io ne ho fatte talmente tanto su Ceres con Draco che Io ne ormai. facevo molte in survival. C'è stato un periodo in cui in survival uscivano di frequente questi bundle da 3 o più Orokin cell, se non sbaglio. 3 forse Sì, ma adesso trovi erano. anche gli Eurokin Cell Array, i contenitori che te le danno direttamente, Sì, quindi alla le fine. riconosci subito. Molti vanno, andavano e continuano ad andare da Sargasruk o Sargasrak. A me sembra un sistema un po' frustrante. Se Ah, no, io l'ho dov'è che. fatto. Io quando le facevo su Cassini, che era tipo la Ah, Survival Cassini, la 61. survival, è vero, è vero, è vero. Saturno è un posto abbastanza buono per farle. Però mi sfugge, c'è qualche altro posto dove ultimamente, negli ultimi mesi le facevo. Cioè, avevo notato che ne prendevo un po'. Non mi ricordo che cazzo era. Dai, ci sta Saturno, Ceres, poi dov'è più che fanno. Derelict e Void, mi pare. Void non le dà le ore. Non le dà più? Casomai tipo se te ne troppa qualcuno, ma dopo creepa porco rotto, ma non ce ne Una stanno volta 10 le euro. dava però. Solo che mo nel Void non ci Una vado, volta cioè non lo tipo so. nel 2015. Comunque, a parte il fatto che c'è l'allerta dell'elmo ancora più brutto di Atlas, io sto andando a fare le sorti. Tu le devi fare o le hai già fatte? Io le sorti le devo fare. Le devi fare. Mi inviti tu o ti invito io?
Se mi dai un attimo che logo ti invito io. Va bene, dai, così evitiamo. Perché adesso continua a essere un po' altalenante la connessione, però sembra gestire abbastanza bene la situa. Piscina su Saturno. Allora, già che sono qua un attimo a aspettare, io ricordo tantissimo anch'io la missione che diceva Luigi Cassini, che era appunto una survival, non so se è cambiata, adesso è una cattura. Porca sì, però puttana. Era tipo, cioè, proprio coreana la cosa, tipo stavi 40 minuti trovi 3-4 celle ore. Tipo. Dipendeva un po' dalle botte di culo, però effettivamente funzionava. Se no, appunto, si andava da Sargassruk, ma no, c'è stato, io sono sicuro, c'era un periodo in cui beccavo in sopravvivenza Void, non so che rotazione, dei bundle di... Sopravvivenza 3, è vero, sopravvivenza 3. Che però adesso 3, non 3 penso bundle. Non penso che funzioni più, non credo che ci sia più. No, comunque io facevo i pacchi di Celerokin su Draco quando era in intercettazione per esplorare. Ah, anche è vero, su Draco ne uscivano un fottio, è vero. Tantissime. No, tutta la roba che ci ho esportato su, cioè, su Drago l'ho fatto. Non, 3, esatto, non è che ne uscivano tantissime, però tu eri sempre lì perché c'avevi sempre roba da expare, da formare, e quindi ne facevi un fottio. E ragazzi, capisco che vi può sembrare strano che io non sappia indicarvi una missione precisa per le Orokin Cell, ma vi faccio vedere quanti Orokin Cell ho, così, cioè, vi rendete conto del perché. E qua ovviamente non si vede, no? Adesso non mi ricordo. Vabbè, andiamo a vedere sotto inventario. Io ne avrò tipo 600, come vedete. Ma così tante non credo. L'ultima volta che ho visto forse... Ma perché non le uso, dici che... No, e le usi solo per la roba Prime, ma la roba Prime esce una volta ogni 3 mesi, per cui... O per le forme, andai a ricattare le forme. Ma è in ordine... LMNO, quindi... Andiamo un po' più avanti, Orokin Catalyst, Orokin... Dove cazzo si vedono? Ah no, non è qua, devo andare sotto le risorse. Vai nella Foundry e vai nella roba Prime, vedi. C'hai ragione, potevo vederli, facevo prima. Comunque, se... minchia, no, non ci posso credere, è un segno del destino. Io lo screen. Sì, sì, sì. Esattamente. Esattamente. Ne ho 666. Ma uno... Non è possibile. Io ne ho 678. In qualche tempo fa ero anch'io con 666. Non è possibile. Comunque, ci sei, mi inviti? Andiamo. Arrivo. Che giustamente qualcuno scalpita in chat e dice: dai, facci divertire un po'. Andiamo a fare le sorti che ci divertiamo tutti tantissimo. Che poi, albero blu, senza offesa, ma se la tua idea di divertimento è portarsi Ash in difesa... Dai, per favore. Dai. Oh, vediamo che roba è. Ash è divertente, Non vuoi dire che non sia divertente usare Ash. Però diciamo che la difesa, secondo me, non è proprio la missione in cui dai sfoggio della tua agilità. Dai sfoggio del tuo mirare la gente con la quarta attiva per targettarli. Poi, vabbè, Warframe può essere approcciato con tante strategie di gioco differenti, quindi sicuramente ciò che a me non diverte può divertire ad altri e viceversa, Questo è poco ma sicuro. Dove sta Loki? Ok, io l'ho messo intanto. Vai. Grazie Seban, farle più spesso, già farle 2 volte a settimana per il momento va bene. Quando ho iniziato a farle ne facevo di più, le facevo tutte le sere forse all'inizio, ma non va bene, non posso farle tutte le sere. Ma no, ce le fai quando sono umane. Preferisco avere 2 appuntamenti fissi e cercare di mantenerli, e poi occasionalmente magari farne qualcuna extra. Se capita una domenica, non succede mai, che abbia finito in anticipo di registrare. Quando trovi la sopravvivenza corpus a livello 100, cioè, perché ti devi fare male? Sono infested, mi hanno detto, eh. Sì, sono infested, sì. O io piglio la A, te vai alla... Vado dove mi porta il cuore. Ah. Ma che sbaglio il MOA? Le cose radioattive, non avevo letto. Quindi si fa male per quello. Io vado alla... Ho sbagliato strada. Io ho perso... Ah! Sono morto. Oh. Ma da quando fanno male le bolle radioattive? Da un po'. Perché io mi perdo i pezzi.
Una volta non procavano solamente radiazioni. Questo è Tess, ragazzi, che non sa le cose. Non so le cose. No, non è le cose. La O, che non le cose? È un, le cose. È un pianeta, sapete che è qui. Ma come faccio? Mi danneggia per forza. Sai cosa ci vuole? Ci vuole l'arcane, quello che se non sbaglio Kate aveva fatto. Quello per le radiazioni, no? Che ti dà una buona resistenza ai proc. Quello è proprio... Io il Guardian e lo Strike. Mi farò scattare l'allarme sicuro come l'oro. Mi devo concentrare, essere padrone delle mie capacità. E far scattare l'allarme subito! Subito! Non l'ho fatto... Perché non era scattato? Dai, Ivan. Giuro che non era. Giuro che mi ha tratto in inganno il fatto che ho superato due barriere senza che scattasse niente. Comunque ce la dovrei fare lo stesso. Ti ricordo che non si possono fare i sifere. Lo so. Ho 20. Se non mi uccidono. Perché non casta? Ok. Io aspetto a fare la mia perché tanto è... Silenzio. Oh, ce l'ho fatta. Questo è panico da diretta, ragazzi. Io l'ho sempre detto, la gente non mi crede, ma è panico da diretta. Sono imbranato un po', di ma non mia, è ma... vero. Giuro, c'ho il cuore tutum, veramente. No, dai, me la sono cavata. Ho rimediato al mio errore. Andiamo a vedere C. secondi, questa andiamo via, non si sa mai in futuro. E sta in festa, che cazzo fa? Unacceptable! Oddio Leonardo, un altro piccolo aiuto e grazie a tutte queste live e video, un saluto. Grazie Leonardo, mi ricordo tu mi hai donato 5 euro l'altro giorno, 2 oggi, ti ringrazio tantissimo. Veramente, grazie mille. Ragazzi, che poi si compra il BMW con i vostri soldi. Così sì, sicuramente. Faccio il pieno al BMW di un tuo amico, perché io non ho... Non, mi manca. In realtà, anche se avessi i soldi per comprarmi un BMW, non lo prenderei, perché della macchina a me frega proprio un cazzo. Cioè, io una macchina da 10 anni che ha meno di 40.000 km. Che la uso solo quando è indispensabile, quando ho necessità... Ho passato 3 anni a Pavia con la mia macchina, io la usavo per andare da qua a Pavia, 100 km circa. Stavo lì un mese, lì muovevo a piedi con i mezzi. E poi la riprendevo per tornare a casa, che un miracolo se si accendeva per ritornare. Adesso fammi concentrare un attimo, perché sono a C, in una stanza che non mi risulta molto familiare. Ah, forse è quella con... Aspetta. No, capito, è quella con la gabbia di laser di là. Ah, please don't fuck up, please. I hope so. Dunque. Se c'è un percorso più easy, non lo conosco. No, cioè... Dipende... Ah, questa qua. Ma penso che sia abbastanza. Non si è disattivato il laser qua. Cosa devo fare per disattivare il laser lì? Ci sarà. Ai professionisti. Tu sai dov'è il computer? Terminale? La porta qua dentro. Vieni qua. Da qua c'è un ingresso. Ah, dalla finestra. Ma ci deve essere un modo per disabilitare quei laser, però. E io lo voglio sapere. A lei l'onore di... Ma voglio disabilitare quei... Ma se io ero qui... ci deve essere un modo per forza. In genere ci sono almeno un paio di percorsi per arrivare all'ultima... Mi sa quelli che mi sa che si disattivano da sopra. Dal piano di sopra. Vabbè, non perdiamo tempo. La prossima volta... La prossima volta farò lo stesso percorso, perché non andrò a cercare il terminale segreto. Oddio, sono visibile. Ok. Ce la siamo cavata. Ce l'abbiamo cavata. E ce l'abbiamo riuscito. Scusa, questo è il piano di sopra.
Forse da qua. Con la radiazione, veramente. Non lo so. Magari me l'hanno anche scritto tipo in 40, no? Guarda che per disattivare i laser devi andare lì. Però io purtroppo già ringrazio il fatto di avere due monitor, nonostante quello vecchio sia bruciato, vabbè. Oh, Loki Enigma, c'è l'allerta dell'elmo. È bello a me, mi piace. È bello a me. È bello, soprattutto. Mi piace Ribbi italiano. È bello l'elmo Enigma, a me piace. Mi sembra un po'. È un po' particolare, perché sembra un po' contorto in faccia. Però un po' inquietante. Però non mi dispiace, per un po' l'ho usato. Sì, switch teleport, dici, per passare i laser. Se mi piace, puoi usare il doppione di Loki. No, un attimo, ragazzi. Io so che quando metti il decoy si allertano tutti quanti. Cioè, usare perché lo scambio. Perché spara. Appunto. Lo scambio non ti fa sgamare, perché lo usavo quando expavo da solo nell'espionaggio o nell'esterminio stealth. Se due nemici erano molto vicini e sapevo che uccidendone uno si sarebbe allertato un po' l'altro, che poi avrei dovuto aspettare che si ripigliasse, eccetera, praticamente mi scambiavo con uno così da separarli e poterli uccidere singolarmente entrambi. Singolarmente entrambi, vabbè, uno per uno, insomma. E non vengono allertati, ma il decoy sì, gli allarma. Non scatta l'allarme. Ma da quando non scatta l'allarme per il decoy? Da sempre scattava l'allarme col decoy. No, aspetta, voglio leggere un attimo, un secondo, che devo risalire a chat passate. No. Coi laser non si allertano. No, coi laser nel senso, se metto il decoy davanti. Cioè, questo ok, lo posso capire, ma se il decoy inizia a sparare, si allertano. In download dovrei avere 30 mega, ma non li ho mai pieni. Nelle spiose engine puoi usare il doppione di Loki, usare lo scambio per superare i laser. Ok, va bene, questo lo so, ma non l'ho mai fatto. Per il disco non lo so, vabbè, insomma, devo provarla sta cosa. Terminio per tutti scrivono no, poi un ragazzo scrive sì, si allertano. L'intercettazione che è con la sorte. Cosa? Terminio l'allerta o l'intercettazione energy reduction la sorte? No, facciamo la sorte, ma un attimo. Prima mi avevano detto di leggere dei messaggi perché mi hanno mandato qualcosa, io mi stavo dimenticando alla fine. Ho detto no, guardo dopo e poi mi sono dimenticato. Allora, il Giovi, è sempre un piacere seguirti, grazie Giovi. Questo è un very generous gift da Giovi86. Mi ha regalato la Thorax Ayandana, quella nuova infested che si apre, quella per Nidus. Ragazzi, così alimentate solo il suo ego. grazie mille, la proverò su Nidus sicuramente. So che ti fa sempre comodo quel Fruzzi. Ah, io sento già profumo di forma. Eccolo qua, forma bundle. Very generous gift from Quelfruzzi. Very generous indeed. Grazie. Queste qua sicuramente. Ah, non sto usando, tra l'altro non ho cagato di striscio le nuove armi. Cioè adesso voglio fare conclave con te. Adesso mi prenoto per le sorti. Adesso mi prenoto. Volevate fare le... Io non ci ho pensato in realtà. No, la me avevano anche scritto se li potevo invitare, scusi, non ho visto niente. Io non ci ho pensato, onestamente, sono andato liscio. Dai, allora facciamo, prima le finiamo, prima magari si può provare a fare una conclavata, se la connessione continua a andare. Energy reduction, porto prova. Intercettazione, io? Ah, però energy reduction, che due coglioni. E porta appunto prima che c'ha rage, quindi me la ricarico sempre energia. Io volevo divertirmi con Equinox, ma energy reduction. E invece non puoi. Io volevo portare Nova pure, ma. Cos'è stato? Fulmini. Beh, potrei portare Nidus a questo punto, così mi mettiamo su anche la Saiyandana. Ah, beh, qualcuno mi chiedeva dell'arco che preferisco. Allora, datemi un secondo, io due cose assieme non riesco a fare perché sono un maschio, sono stupido, non posso fare due cose contemporaneamente. Purtroppo, tre neuroni, uno per testicolo, uno nell'uccello in testa. Purtroppo non... LOL.
Ma rimango. No, aspetta, mi prendo. Sai che cosa che ci sta bene con Nidus? Un'arma di cui non ricordo il nome. Che non so il nome. Che non so il nome. La com. La com ci sta veramente bene. Non la ricoloriamo, no, lasciamo tutto così. Non perdiamo altro tempo. E andiamo. Signori, se io vi invito, cioè io posso per dire, invito Mor. Ok, ma cioè, se avete già fatto la prima, ok, se no le fate per niente. La pustola, ragazzi, domani metto il video sulla pustola. È già pronto, è già appato, è già lì. Non c'è la miniatura perché non sto facendo le miniature in questo periodo. Ma cioè, domani mattina, no, non lo so, quando lo pubblico, domani mattina, massimo ora di pranzo, primo pomeriggio lo pubblico. Vorrei creare un Warframe divertente ma forte. Ho già Frost, Ember, Volterino. Divertente ma forte. Io ti direi Vauban, ma Vauban non lo puoi fare quando vuoi tu. Allora, invitiamo anche. È più facile fare Vauban Prime. Sì. Divertente ma forte. Cioè, tecnicamente se uno è forte è anche Atomas. divertente, ma. Equinox è divertente e forte, però è un po' complesso un attimo da padroneggiare. Non difficilissimo, cioè voglio dire, cioè abbiamo quattro abilità, lui ne ha tre in più, fondamentalmente. Oddio, sì, perché la prima. Equinox, in questo periodo io sono abbastanza strippato per Equinox, me lo porterei dietro sempre, ma in realtà non trovo mai l'occasione giusta per farlo, o almeno durante le live in particolare non mi è successo. È dall'altra live che aspetti la risposta, io non mi ricordo più cos'è che avevi chiesto, ma non importa. Perché troppe cose da leggere. Secondo te ritorno agli accoliti? Hanno detto che sarebbero ritornati. Ora, ho invitato due persone. Cioè, I'm just saying, non è niente di però. Contro infested livello 70, Loki Prime. Saprei. Comunque, qualcuno è uscito. Potrei scommettere per il fatto che non hai completato The War Within e quindi ti ha silurato dalle sorti a prescindere. Mor, non hai fatto The War Within? Non credo però. O magari mi hai scritto qualcosa non ancora. Ah, giusto, l'arco, mi dicevano, l'arco. Sapete cosa fanno due caramelle su un campo da calcio? Si scartano. Perché queste cose mi saltano all'occhio? No, sono un deficiente. Perché non avendo flow, la riduzione di energia è così elevata che non riesco a castare la prima abilità. Ma porco Dai, sono Dio. io l'host, solo amici, esci e ti rientro. Esce e rientro. Sono così abituato ad avere flow su tutti che non avevo mica pensato a questa cosa qua. Quindi o devi avere tantissima efficienza. Che cazzo di. Io, guarda, quando fanno le cose che dovrebbero essere più difficili, per renderle più difficili ti mettono le limitazioni sull'energia, non li sopporto. L'ho sempre detto, un gioco che si basa sul cast di abilità, tu non mi puoi togliere, andare a giocare sul fatto dell'energia. Senti, non mi metto no, mi tolgo stretch. Sono un attimo. Che cazzo faccio? Dove lo metto? Dove me lo infilo? Al posto di Blind Rage. Blind Rage, che cazzo di build hai fatto su? No, e tutti mi dicevano prova Blind Rage, prova Blind Rage. Ho fatto una serie di prove. Infatti, non so, non garantisco sulla build che ho in questo momento. Non l'ho neanche guardata. Cioè, l'ho guardata senza guardarla. È una cosa che solo io posso fare. Well done. Sto joinando la session. E mi bevo un altro po' di Francis Kainer. No, non sei l'unico a cui Nidus piace senza niente. Anche a me piace molto come aspetto liscio, e penso di averlo detto anche nel video su di lui, nel fashion frame. Però ho deciso ugualmente di Quindi tre. decorarlo alla fine. E andiamo così, non so. Un momento arriva il socio. In che senso arriva il socio? Ti devo rinvitare o no? L'ho scritto prima, probabilmente. Ah, forse doveva arrivare un altro, poi un suo amico, poi siccome abbiamo invitato e non c'era posto, magari è andato a giocare con lui, non lo so. Può essere.
Ah, ecco cos'era quello che stavo canticchiando prima. Che non so il nome. Che non so il nome. È una sigla, un jingle di Radio DJ basato su un'altra canzone. Che non mi ricordo. Guardate sulla che la sto prendendo. Ma sono morti tutti prima che li colpissi. Allora. Ah, ma ecco perché non riuscivo a castare. Il problema era fondamentalmente Blind Rage, che era a metà e non era maxato, però. Va bene, no, vabbè, ok, ho capito. Il mio problema è che a volte mi metto a fare i test, poi dopo un po' che sono a testare le cose, mi rompo i coglioni, esco dal simulacrum facendo Alt F4, cioè esco dal gioco, e non risistemo. E poi magari vado avanti 6 mesi a giocare con la build con le cose sbagliate, no? Certo, se con l'arva magari lì buttassi. Porca puttana, ci mancava il bastardo che mi drena l'energia. Andate tutti là. L'altra volta mi è capitato tipo la cosa più OP per avere in questo gioco che avevo il Tonkor. Stavo a fare le sorti e mi è uscito il buff quello che non devi ricaricare. Con cose? Tonkor? Beh. Col Ma guarda, tempo fa c'era Tonkor. Era tipo, capitato. non lo so, è una cosa assurda. Con Ciro c'era capitato con lo stesso bonus con le AK stiletto Prime e ti posso assicurare che è una goduria anche con quelle, cioè. Mamma mia. Anzi, su. Neanche tu, capito, non devi mai ricaricare. Niente, sto cercando di mettere l'arma fuori dalla portata di questo punto, ma non ce la faccio. Perché sennò non li attraggo tutti. E Devo continuano. catturare, devo prendere le liquidatorie perché sono ancora in vita. Io non riesco a conquistare sto punto, mi continuano a spawnare in faccia i nemici. Ne ho uccisi già una quantità indecente, ma continuano a respawnarmi. Cioè, guarda, non faccio tempo a uccidere da una parte che spuntano dall'altra, ma vaffanculo, cioè. Io non pago affitto. Non pago affitto. Io non pago affitto. Ma che cazzo? Me l'ha messa in testa quei tutti i TG, sono 2 settimane che parlano di bello figo. Io non pago affitto. Barca, swag, barca. Poi ti entra in testa sta canzoncina malefica e non te la togli più. Ma guarda che è incredibile, siamo riusciti a prendere il punto per un pelo e continuano a spuntare nemici dappertutto. Che c'ho uno spawn proprio dietro il culo. Io non pago affitto, non pago affitto. Poi non l'ho ancora inquadrato quel tipo, non capisco se è un completo deficiente o se la sua è una satira un po' strana. È un troll. Unacceptable! Dimmi Pensa di Chieli troll. Giovanni ci. Ma ragazzi, ma mi donate tutti questi soldi quando gioco male? Non va bene, almeno donatemeli quando gioco bene per spronarmi, Quando dimmi. fa Bravo! le Grazie comunque, davvero, grazie mille. Ti ringrazio tantissimo. Mi sa che a questo punto, se continuiamo così, io non ho più scuse. La prossima volta che mi dicono devi comprare Dark Souls 3, io dovrò fare un sondaggio e dire ragazzi, mi avete donato questa cifra qui, io ho deciso di spendere una comprare un parte per nuovo l'acquisto gioco. di un gioco da portare sul canale e ne propongo due o tre magari che mi piacciono, che mi interessano. Facciamo sto sondaggio, andrò su uno di quei siti di Google, mi pare abbia il pool, no? Google pool, qualcosa del genere. Per fare i sondaggi appunto e valutiamo. Oh, che ne so. Quello lì che fa Zeb in live, non mi ricordo mai il nome. Dead by Daylight. Anche se quel gioco lì, gliel'ho detto, non è che non lo voglia prendere, ma il fatto che non abbia i server dedicati mi inquieta molto.
Cioè, io per dire, recentemente mi sono deciso a reinstallare League of Legends e ci sto giochicchiando, no? League of Legends è notoriamente un gioco che mi fa veramente incazzare come una bestia di solito. Diciamo che una partita su tre tiro giù santi e madonne. E non ne vado fiero di questa cosa. Immaginatevi se League of Legends non avesse i server dedicati e fosse un giocatore dei 10 in partita a hostare la partita. Cioè, ma preferirei ricevere una lancia nel culo piuttosto che fare una partita di League of Legends. Non giocherei mai a un gioco così competitivo su dei server non dedicati. Ah, ma c'è l'antico. Cioè, ma anche te, per dire, pensa ad Overwatch. Pensa se No, beh, dovessi sì, star tu. delirio. Cioè, ma non esiste, veramente mai nella vita. Anche perché le speranze di trovare un host buono. Ma ho persino letto che ci sono degli host che si mettono a scaricare file di grosse dimensioni quando sono gli assassini per far laggare i sopravvissuti. Cioè, ma ti rendi conto? È vero che il gioco non costa tantissimo, però io su un gioco in cui si rischiano cose del genere non ci voglio andare. Ma abbiamo fatto... Ah, due round, ok. Se giochi a League of Legends mi disiscrivo, mi spiace, ma se tu vai a cercare il mio canale e scrivi League of Legends, c'è un mio vecchio, due miei vecchi video in realtà su League of Legends, perché io gioco a League of Legends da prima di conoscere Warframe, da tanto tempo, poi l'ho disinstallato e non ci ho più giocato per tipo 10 mesi, penso, no, 10 mesi, poi l'ho reinstallato e nell'arco di 2 settimane l'ho disinstallato altre due volte e 2 volte reinstallato. Giovanni! Per il momento ce l'ho e faccio un paio di Aram al giorno con i Cosa miei serve amici. Giovanni? Ma in realtà l'ho principalmente scaricato per un discorso di compagnia, perché a Warframe non riesco più a giocare molto con tutti gli altri. E diciamo che le Aram in League of Legends, che durano fra i 20 e i 30 minuti solitamente, sono una buona modalità di gioco per giocare un po' con tutti gli altri. Per giocare con Vale, per giocare con Ole, Oda, eccetera, eccetera. Anche i due ragazzi di Roma, c'è Lazza ad esempio che a Warframe non ci gioca. Se non facessi una partitina ogni tanto a LOL con lui non giocherei mai. È prettamente un discorso di compagnia, anche se il gioco effettivamente mi piace, ma allo stesso modo c'è un rapporto di amore e odio in realtà con quel gioco. Un po' mi piace, un po' mi stufa, un po' mi fa incazzare. Tanti anni e grosso modo non è cambiato di una virgola. Uno può dire, ma no, hanno fatto questo, quello e quello, ci sono nuovi campioni, hanno rifatto la grafica della mappa. No, il gioco è sempre quello, ragazzi. Cioè, poche storie, poche cazzate, il gioco è sempre quello. Però appunto, ho questo rapporto conflittuale con questo gioco, però ci gioco lo stesso perché la compagnia gli dà quella marcia in più. Ma tanto finirà che lo disinstallerò un'altra volta, questo è poco ma sicuro. Prima o poi è destino. Ehi, io non pago affitto. No, pago affitto. Ehi, io non pago Vaffanculo. affitto. No, pago affitto. Ci stanno facendo il culo. No. Ho visto anche, ho sentito un'intervista, no? Di Bello Figo. Fa troppo ridere come parla, perché c'ha la S un po'... sai, no? Un po' così. Allora quando dice, ma perché io sono un tipo swag, mi fa morire. Perché io swaggo, mi piace swaggare con le mie canzoni, io swaggo, swaggo un sacco. Oh boy. Perché a me mi piace swaggare. E nel frattempo penso che ti sputi letteralmente in faccia. Io ho visto che su che fuori nella merda. Guarda quanti ne spawnano, è assurdo. Cioè, non sto facendo un grande uso sapiente di tutto il kit di abilità di Nidus, me ne rendo conto. Guarda, due antichi sono spawnati, belli belli, cianguille e cianguille. E poi far spawnare degli antichi
Così non ha senso. È molto più forte un antico con un gruppo di avversari misti piuttosto che due antichi. Hai detto misti, ma misti quella dei Pokémon? No, misti gli avversari. Ma io non pago affitto. Ok, ho preso B. Questi ultra ventenni scoppiati. Ma lo sai che io mi concentro di più quando sparo minchiate? È un po' buggato o sbaglio l'arma? Non ha tirato un cazzo di nessuno. Avevo letto sulla wikia che in caso di problemi si allungano tipo... Ma è buggato questo nemico? No. 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 Sto crashando tutto. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Connessione maledetta. Connessione maledetta. Maledetta. Dunque, la connessione ha deciso che non deve funzionare. È completamente crollata. Probabilmente mi sentite e basta. Sono uscito dalla missione premendo Alt F4 perché mi stava per ributtare sulla Lizet, sulla... cazzo si chiama? Sull'Orbiter. E in questo momento non penso neanche che riusciate a vedermi senza scatti perché... è ritornato a quel valore bassissimo che assolutamente non dovrebbe avere. E niente, domani mattina devo chiamare e risolvere questo problema. Non vi carica la live perché c'è stato un momento di buco. Niente, mi ha buttato fuori, porco Dio. Veramente gli angeli, i santi, le divinità azteche, Maya e sto cazzo e quell'altro. Non mi entra neanche più su TS. Io non posso risolvere, ragazzi. Io posso solo chiamare il mio provider di internet e dirgli guarda che ci sono dei problemi. Mi puoi sistemare la connessione? E se lui mi risponde no, non ci a noi ci risulta che è tutto corretto, io non posso fare niente. Ragazzi, qua il problema non è il download, il problema è l'upload.